questa è la vecchia scuola. La scuola aiuta, te lo ridico aiuta, o succede tutta questa puta. Il problema non è perdonare gli altri ma se stessi. Io gli errori ne ho commessi, ma un sorriso grande come il Babbo di da lì per tutti i nostri. Il Portogallo, l'Italia, la Grecia, la Spagna, quelli maggiormente colpiti dalle misure di austerità, dai tagli di rigore, da poi la contestazione al ministro Cancellieri di sabato scorso, da parte degli studenti e delle studentesse, che hanno detto chiaramente che è inaccettabile che un ministro degli interni, colei che ha ordinato ai plotoni in divisa di manganellare, di picchiare, sempre in questa città è intollerante che si pongano zone rosse, è intollerante che ci ferma, che ci fermino con corteo studentesco si è arrestato. Noi non vogliamo fermarci, vogliamo la libertà di dissenso, vogliamo riapproparci delle nostre scuole, delle nostre città e delle nostre piazze. Vi invitiamo tutti all'assemblea studentesca e cittadina di giovedì alle 4 alla Casa della Pace per riprenderci a partire dai nostri bisogni e desideri. Un futuro che non parla di precarietà, un futuro che parli di nuovi diritti per noi giovani, un futuro degno, non quello che ci stanno togliendo adesso. A quelli di lotta studentesca, a quelli che cercano con le provocazioni di toglierci i diritti, di imporci un futuro di razzismo, xenofobia e intolleranza. Lotta studentesca non è un movimento politico, non è un movimento partitico. Lotta studentesca è affiliata al movimento di estrema destra di Forza Nuova, che il 10 aprile di quest'anno hanno accoltellato due ragazzi migranti a Cattolica. Sono gli stessi che vengono nelle nostre scuole, nelle nostre università per cercare un protagonismo. Noi siamo qui, sono gli stessi che questa mattina hanno tolto la targa sul cippo dei tre martiri in piazza Tre Martiri, appunto. Lo ribadiamo, questa città, noi tutti che siamo qua, non lasceremo spazio a queste merde, non è anche in Maytown! Stessa terra, stessa giungla, maltradita altri occhi quando l'asse è lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi, abite, cassaforti, borse, fuori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni. Siamo schiavi in Rivera, sono qui presenti a questo corteo per ricordare a questa città che molti studenti d'estate diventano lavoratori stagionali, sostenendo attraverso il loro sfruttamento e forme di paraschiavismo l'economia turistica della Riviera Romagnola, che detiene la ricchezza di questo territorio e che decide quanto e come lavorare attraverso la messa in deroga del contratto collettivo nazionale del lavoro e che produce evasione fiscale, evasione contributiva, tratta di esseri umani, disoccupazione, risultato macelleria sociale. Ma oggi siamo qui per chiedere il rispetto di un contratto e la distribuzione della ricchezza e reddito per tutti. Sandra, riforma Fornero, Mini Aspi, siamo qui anche per questo. La Mini Aspi toglierà reddito a già chi è penalizzato in questo settore, dove d'estate perde ogni diritto e oltre al diritto anche il salario. Siamo qui per raccontare il disagio
e la pena di tanti lavoratori. Dirigendo verso il mercato coperto per un'azione comunicativa e di informazione per far sapere anche a tutti i cittadini e la cittadinanza tutta che oggi il 24 novembre, in questa data di mobilitazione delle scuole e del mondo della formazione, Rimini sta attraversando le strade e le piazze della nostra città con un corteo studentesco per dire no ai tagli, per dire no alle politiche di austerità che ci vengono imposte quotidianamente da ministri che non sono stati eletti democraticamente ma che sono stati posti a governare il nostro paese dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Troica, da quei mercati e da quelle finanze che sono i diretti responsabili di questa crisi che ci sta impoverendo ogni giorno di più, che ci sta consegnando un futuro di miseria, di povertà e di non vita. Ore, come dicevamo prima, e ti danno uno stipendio che praticamente è niente. Questo perché ci stanno togliendo le istituzioni, ci stanno togliendo tutto. E noi, se non abbiamo la forza, se non decidiamo di unirci, ragazzi, è inutile che andiamo a protestare. Qui adesso, noi, dobbiamo essere uniti, dobbiamo capire ciò che stiamo facendo. I tagli che ci stanno facendo, in realtà, sono da molto tempo in progetto, sono da molto tempo in azione. E noi solo oggi ce ne siamo resi conto? No. Oggi dobbiamo tirar fuori i coglioni, oggi dobbiamo capire ciò che stiamo facendo. E io non voglio la prossima estate fare lo stesso, sto finendo l'ultimo anno e mi sto facendo il culo. I miei professori, mercoledì scorso, si sono fatti togliere 100 euro dallo stipendio per fare uno sciopero, cazzo, 100 euro. E noi eravamo lì e non sapevamo cosa facevano. E quindi io cerco unità per tutti, le nostre scuole sono molto, molto forti, però noi andiamo a scuola giusto per andarci. Quindi io, oltre che oggi, oltre che a stimolarvi oggi a far qualcosa, voglio stimolarmi nella vita, perché io voglio qualcosa, voglio che i miei ragazzi siano felici, io voglio che voi siate felici, voglio essere felice io. E se andiamo avanti con questo sistema, questo Parlamento che ci succhia il sangue, noi non possiamo essere felici, ci sono delle sanguisughe dietro di noi e noi ci stiamo facendo togliere tutto, ragazzi, per favore cercate di rendervi conto e adesso svegliatevi. Siamo qui con Alicia del collettivo studenti. Ci vogliamo far raccontare che cosa sta succedendo in questa bellissima giornata di lotta studentesca. Dopo il corteo molto partecipato dagli studenti, nell'assemblea pubblica è venuta fuori la volontà dagli studenti di non fermarsi, ai blocchi delle strade. Abbiamo infatti bloccato la strada da un quarto d'ora perché ci è stato impedito dalla polizia di arrivare in piazza Tre Martiri, la piazza principale della città. Ci è stato bloccato il corteo perché non volevano far parlare noi studenti, perché non volevano dar voce a questi centinaia di studenti, migliaia di studenti che sono scese in piazza oggi. Come il 14 novembre, anche noi oggi a Rimini in piazza siamo scesi per dire no ai tagli all'istruzione, siamo scesi a dire no alle politiche dettate dalla BCE e dalla finanza, siamo scesi in piazza perché ci siamo stancati dei tagli all'istruzione, perché ci siamo stancati di questo governo che ci sta tagliando le gambe e di queste politiche che noi non possiamo più accettare. Abbiamo sempre di più un futuro precario, abbiamo sempre di più un presente precario, quindi siamo scesi in piazza anche per riprenderci il nostro futuro e per riprendere il nostro presente. Le politiche messe in campo in questi giorni, un minuto di silenzio finché ci siamo noi. A questi gli andrà male, la scuola sarà sempre...
dopo blocco stradale, decidono di riprendere il corteo contro i divieti e le zone rosse e si stanno recando alla stazione dei treni per bloccare i binari. Sta arrivando la polizia a spezzare il corteo, ma non ci bloccheranno, dicono gli studenti. Rivendichiamo quello che siamo riusciti a conquistarci e riprenderci oggi, c'è l'agibilità nella nostra città, delle nostre strade, delle nostre piazze, è un risultato grandissimo che si è dato mettendoci in gioco tutte e tutte noi. Adesso ritorniamo verso l'Arco d'Augusto e ci ritorniamo con la consapevolezza di aver bloccato tutto il flusso del traffico sul lungomare di via Roma, che è una delle arterie principali della nostra città. Assemblea di giovedì alle 4 alla Casa della Pace per continuare questo fantastico percorso che oggi abbiamo portato avanti. E perché il petrolio va sotto gioco, se il solare e il gas, chi lo sa dove sta, meglio non saperlo, vogliono che lasci scuola.